Si aggiusta il codino Rios al cambio di campo. Qui intanto rivediamo lo splendido cross stretto di diritto da parte del cileno che lo ha portato al cambio di campo in vantaggio per 3-0. E dunque Rios che sembra essersi ripreso dopo la sconfitta parziale nel primo set. Primo set nel quale Davide Sanguinetti ha giocato un ottimo tennis. Tempo. Ma nel quale Rios, l'avete visto anche dalla grafica, ha commesso diversi errori non forzati. E dunque messo Sanguinetti nelle condizioni di poter far suo il primo set. Sanguinetti che ha esordito qui a Roma il 12 maggio del 1997 perdendo da Thomas Johansson. Nel 98 si sosinò agli ottavi di finale dopo aver battuto Alonso e Piolin, venne sconfitto da Fernando Vicente. Nel 99 è stato superato al secondo turno da Franco Squillari, l'argentino, e lo scorso anno primo turno contro Juan Carlos Ferrer. Certo, neanche lo scorso anno è stato molto fortunato nel sorteggio Sanguinetti, subito Juan Carlos Ferrer al primo turno, e qui quest'anno invece è stato sorteggiato contro un Marcelo Rios che chiaramente non fa parte delle teste di serie, ma è pur sempre, lo ripetiamo, un giocatore di qualità, di valore assoluto, finalista in uno slam ed ex numero uno del mondo. Qui si era aperto molto bene il campo Davide Sanguinetti, ma poi sbaglia malamente, sembra un po' uscito fuori dal match in questo frangente l'azzurro. Speriamo di sbagliarci, però l'impressione è questa. 0-30. Purtroppo non veniamo smentiti neanche in questo caso. C'è ancora un errore da parte di Sanguinetti, ci sono tre palle per quello che sarebbe un break pesante, forse chissà, magari anche decisivo di questo set. Qui un pizzico di fortuna con la palla che salta sopra la riga. Annullata la prima delle tre palle break, 15-40. Si ferma sul nastro questo diritto da parte di Rios, 30-40 da 0-40, dunque annullata anche la seconda delle tre palle break, ne resta a disposizione del cileno soltanto una. E sbaglia qua Rios di rovescio nel tentativo di cercare un angolo stretto sul diritto di Davide Sanguinetti. 40 pari, annullate dunque tre palle break. Sbaglia Sanguinetti di rovescio, c'è una quarta palla break in favore di Rios. No.
E purtroppo c'è il doppio fallo, anche se Rios va a controllare, fa il segno che la palla è fuori. E dunque 4 giochi a 0 in favore di Rios in questo secondo set, un secondo set che sembra ormai davvero compromesso per l'azzurro. 4-0 pesante con due break. Vediamo un po' quella che sarà la reazione di Davide Sanguinetti. Attacco perentorio di diritto da parte di Rios, 15-0. Gioca sulle righe il cileno. 30-0. Gioca sulle righe anche Sanguinetti, che lo sentite dagli applausi del pubblico del pallacorda. Trova uno splendido rovescio lungo linea. 30-15. Sbaglia di diritto Rios. 30 pari. E sbaglia di diritto Rios, offrendo dunque la prima palla break di questo secondo set a Davide Sanguinetti. Parità. Ha tentato di tenere in campo, lo rivediamo nel replay, questa accelerazione di rovescio da parte di Rios, ma pallina ha colpito un pezzettino di riga, schizzando anche. E qui Rios trova anche un'ottima prima palla di servizio interna. Vantaggio per lui. Sbaglia Sanguinetti e dunque siamo 5-0 in questo secondo set nel quale Rios ha fatto davvero quello che ha voluto. Davvero un peccato, perché dopo il primo set abbiamo pensato a un qualcosa davvero di buono da parte di Sanguinetti, che però è partito male in questo secondo set e alla fine non è riuscito neanche a sfruttare questa
opportunità, quella di poter comunque recuperare uno dei due break di svantaggio. E dunque situazione che appare compromessa in questo secondo set, 5-0 in favore del tennista cileno, che lo ricordiamo ha perso il primo set con il punteggio di 6-4. Andiamo a dare un'occhiata anche agli altri azzurri in gara in questi internazionali d'Italia. Gianluca Pozzi affronterà al primo turno lo svedese Thomas Enquist. Volandri se la vedrà contro lo spagnolo Sergi Bruguera. Turno proibitivo per Vincenzo Santopadre, il tennista di casa, che affronterà al primo turno lo svedese Norman, campione uscente. Federico Luzzi se la vedrà contro il francese Arnaud Clément. José Navarra affronterà Mantiglia, che qui ha vinto un'edizione dell'Internazionale Italia. E naturalmente è sicuramente uno dei giocatori più temuti su questa superficie. E poi appunto il match che vi stiamo trasmettendo in questo momento, ossia quello tra Davide Sanguinetti e Marcelo Rios. Quindi un altro, non è stato certo un sorteggio benevolo per i tennisti azzurri, perché per Sanguinetti, per José Navarra e soprattutto per Vincenzo Santopadre, tre campioni dell'Internazionale d'Italia, ma soprattutto per Santopadre, il campione uscente, quel Norman che lo scorso anno si impose in finale a Guga Kuerten, che lo ricordiamo quest'anno è la testa di serie numero uno del torneo. Attenzione, 15-30, Rios ha due palle dal set. Guardate com'è cambiata la situazione degli errori non forzati. 12-4, sono davvero tanti. E del resto il punteggio di questo secondo set è sin troppo eloquente. Qui però Rios sbaglia, non ha pazienza nel provare a scambiare prima di tentare il vincente, lo prova e cerca di ottenerlo subito, non ci riesce, 30 pari. E qui finalmente trova un'ottima accelerazione di diritto l'azzurro, 40-30, dunque possibilità di allungare questo secondo set, quantomeno al settimo gioco. Ci riesce, perché Rios mette in rete questo diritto e dunque 5-1. In favore del tennista cileno in questo secondo set. Ricordiamo, primo set in favore di Sanguinetti con il punteggio di 6-4. Ricordiamo che sono due i precedenti tra questi due giocatori. Nel 97 si affrontarono a Santiago del Cile con la vittoria del giocatore di casa, con il punteggio di 6-2-7-5, e due anni dopo, e dunque due anni or sono, la vittoria a St. Pölten in Austria, sempre di Marcelo Rios, con il punteggio di 7-6-5-7-6-3. Qui intanto Sanguinetti trova questo cross di rovescio e dunque il vincente annullato subito però da questa prima palla di servizio da parte di Rios, 15 pari. Sbaglia ancora Sanguinetti, che non è evidentemente contento di quello che sta offrendo in questo secondo set.
Qui però Rios gli dà una mano perché non riesce a tenere il palleggio. 30 pari. Ace. E dunque set point per il cileno. Sbaglia di rovescio però Rios, parità, annullato dunque questo primo set point. No. Sbaglia ancora Rios, o meglio, diciamo che è Sanguinetti che ha portato con questo continue accelerazioni, in questo caso di diritto, all'errore Rios, e dunque c'è una palla break in favore dell'azzurro. Sbaglia, e infatti nella sua gestualità fa capire a chiare note che bisognava giocare un rovescio lungo linea, ha tentato invece il cross stretto di rovescio e nel cambiare idea, come spesso succede, si commette l'errore, e così è stato. Parità. Qui però Rios gli dà una mano perché a sua volta commette anche lui l'errore di rovescio. Si sta giocando poco in questo frangente. Diciamo che si è giocato un poco rispetto al primo set. Comunque, palla break numero 2 in questo gioco per Davide Sanguinetti, che però sbaglia ancora e dunque sprecata anche questa opportunità. Ce n'è una terza, perché sulla risposta di diritto da parte dell'azzurro e Rios a restare fermo e dunque a mettere fuori di controbalzo la palla. E c'è il doppio fallo da parte di Rios, e dunque Davide Sanguinetti è ancora in vita in questo secondo set. 5-2 per Rios, recuperato un break da parte dell'azzurro, e dunque Davide Sanguinetti che dà segnali di risveglio in questo secondo set, un secondo set nel quale Rios gli è subito scappato via. Dopo l'ottimo 6-4 iniziale, Davide Sanguinetti ha forse un po' tirato i remi in barca e, contro giocatori dello spessore di Rios, anche se non con una classifica molto lontana rispetto a quella abituale, certi errori non bisogna commetterli. E dunque 5-2 in favore di Rios in questo secondo set, con Sanguinetti che ora andrà al servizio per accorciare ulteriormente le distanze. C'è parecchia umidità questa sera a Roma, pian piano il tramonto
sta disegnando il solito quadro d'autore dietro Montemario. Per cortesia, grazie. Però vediamo dalla sudorazione tennistica che comunque c'è parecchia umidità. Non fa molto caldo, però il tasso di umidità è abbastanza alto. Si torna a palleggiare e Rios sbaglia, forse sta succedendo al cileno quello che era successo al nostro tennista all'inizio del secondo set, quello magari di pensare che tutto ormai era deciso e concluso. Nel tennis questo è il peggiore errore che un tennista possa commettere, perché la partita non è mai chiusa, non è mai finita. 15 pari. Qui alla fine Rios costringe all'errore Sanguinetti. 15-30. E qui è ottima la prima palla di servizio da parte di Davide Sanguinetti. 30 pari. Finta il diritto incrociato, poi trova questo diritto lingulinia sul quale arriva in ritardo Rios. 40-30. E qui Rios spara malamente fuori questa risposta di diritto. Attenzione, perché Sanguinetti piano piano sembra risorgere in questo secondo set. 5-3 in favore di Rios, che ha soltanto un break di vantaggio nei confronti dell'azzurro. Quindici zero. Gesto di stizza che si dà dei piccoli pugnetti sotto il mento Sanguinetti, mima l'errore commesso di rovescio. 30-0. Ancora un errore da parte dell'azzurro, e attenzione perché ora i set point sono 3 e tutti di fila. Seconda partita. Eccolo qui, il gioco ha giocato davvero nel peggiore dei modi questo nono gioco Davide Sanguinetti, e dunque perfetta parità, un set pari, 6-4 per Davide Sanguinetti, 6-3 per Marcelo Rios, tutto da rifare dunque in questo match. E dunque un set pari in questo match di primo turno dell'Internazionale d'Italia tra Davide Sanguinetti e Marcelo Rios. Qui vediamo le statistiche, abbiamo visto le statistiche di questo secondo set, un secondo set davvero strano perché Rios è partito alla grande, aiutato anche in un momento di calo più mentale che fisico da parte dell'azzurro,
è volato subito 5-0, poi ha subito il parziale ritorno del tennista italiano sino al 5-3, ma poi Rios ha dovuto chiudere con il punteggio, ha chiuso con il punteggio di 6-3, complice anche un game davvero giocato male dal tennista di Viareggio. Viene avanti Rios e può chiudere comodamente appoggiando, soltanto appoggiando la volée di diritto, 0-15. Adesso però Davide non deve, deve stare attento a non uscire dal match, perché qui siamo arrivati al set finale e deve chiaramente stringere i denti l'azzurro per cercare di portare a casa questo match. Non deve accorciare il gioco Sanguinetti, deve stare attento perché le accelerazioni di Rios possono far male come in questo caso. Attenzione, subito 0-30 in questo game iniziale del terzo set. E da 0-30 si passa a 0-40 con questo errore da parte di Davide Sanguinetti. Ci sono subito tre palle break in favore del tennista cileno. Ha tentato il vincente Rios con il diritto, la palla gli è uscita di poco, annullata la prima palla break, 15-40. Annullata anche la seconda con questa ottima prima palla di servizio, 30-40. Sbaglia Davide Sanguinetti, che però si era fermato su questa prima palla di servizio. Vediamo cosa succede, infatti gioca la seconda palla perché l'arbitro giudica out la prima palla di servizio da parte dell'azzurro, e dunque seconda palla di servizio per lui. E non è fortunato in questo caso, perché l'accelerazione di rovescio di Davide Sanguinetti viene corretta dal nastro fuori. Attenzione, c'è subito il break in apertura di terzo set, 1-0 in favore di Rios. Abbiamo sentito in sottofondo la voce dell'arbitro, l'arbitro di sedia, che ha richiamato i raccattapalle a far circolare le palline dall'altra parte, ossia da quella dove si sta sistemando ora Marcelo Rios per andare a servire. 1-0 in suo favore in questo terzo set, completamente capovolto un match che dopo il primo set aveva fatto sicuramente ben sperare, però insomma il match speriamo che sia ancora molto lungo e dunque ci siano possibilità per Davide di tornare subito prontamente in partita, magari operando immediatamente il contro break. Fuck.
Ha deciso di avere pazienza, Davide. Ha deciso di avere pazienza e si è messo lì a giocare, a tentare di mettere in difficoltà Rios, se ci è riuscito, come in questo caso. 0-15. Ha fatto muovere lateralmente il suo avversario, costringendolo alla fine all'errore. E qui sbaglia Rios. Sinceramente non sappiamo cosa volesse fare. L'idea probabilmente in mente ne aveva diverse, alla fine ha scelto quella più sbagliata, ha tentato una palla corta che non era né carne né pesce. 0-30. E qui nel gioco di tocco sotto rete alla meglio il cileno, palla corta contro palla corta, e alla fine ci è arrivato molto bene Rios. E vediamo il replay proprio nella parte finale del punto, con Rios che ha incrociato molto bene, ottenendo il punto. E qui c'è stato un commento sin troppo colorito da parte di Davide Sanguinetti sull'errore commesso. C'è stata un'ottima accelerazione da parte di diritto, da parte di Rios, sulla quale Davide Sanguinetti è arrivato un po' in ritardo. Qui continua a sbagliare l'azzurro, però invece di imprecare dovrebbe forse restare concentrato in questo momento del match. Opportunità del 2-0 per Rios. Qui può venire avanti Sanguinetti, resta invece dietro su questa palla a metà campo, sbaglia questo diritto. 2-0 in favore di Rios nel terzo e decisivo set. Si mettono male le cose per Davide Sanguinetti, che sbuffa e ne ha ben d'onde, perché chiaramente non sta, rischia di uscire fuori dal match completamente. Allora sarà importante tenere questo turno di battuta. Parte male, non c'è Sanguinetti, si arrabbia, è stizzito anche con la sua maglietta. È un momento no da parte dell'azzurro. 0-15. Anche in questo caso forse poteva venire avanti. E invece poi alla fine sbaglia. 0-30. Partita strana, davvero molto molto strana. Questo che stiamo vedendo adesso non è né il Sanguinetti del primo set, né tantomeno quello della parte finale del secondo. Sembra veramente con la testa da un'altra parte. Il tennista di Viareggio vuole subito ottenere il punto, non ha pazienza, sembra non averla negli scambi. E dall'altra parte c'è un tennista, il cileno Marcelo Rios, che chiaramente in una situazione del genere gioca sul velluto. 0-40, attenzione perché ci sono tre palle per andare sul 3-0 pesante e ipotecare il match a questo punto. Niente da fare, a comandare il gioco è Marcelo Rios, che con tutta tranquillità
si avvicina al cambio di campo 3-0 in suo favore nella terza e conclusiva partita. Davide Sanguinetti a torso nudo, cambio di maglietta per lui. Purtroppo non ci siamo in questa fase del match. Speriamo che qualcosa cambi, altrimenti la partita può dirsi definitivamente chiusa per l'Azzurro che, lo ripetiamo, aveva iniziato davvero molto bene. Certo, il Rios che abbiamo visto nel primo set con tantissimi errori gratuiti non era certamente il Rios che conosciamo, però Davide Sanguinetti aveva portato a casa tranquillamente il primo set in maniera meritata. Poi è uscito dal match, ha lasciato via libera al cileno, 5-0 nel secondo set prima di un suo ritorno sino a 5-3 e ora 3-0 pesante in questo terzo e conclusivo set. Vediamo se Davide riuscirà a rientrare nel match, noi ce lo auguriamo. È largo questo rovescio di Rios, speriamo anche che Rios gli dia una mano perché è chiaro che in questi frangenti poi alla tua forza, alla tua volontà devono sommarsi anche altre cose. Una su tutte quelle di un aiutino da parte dell'avversario che ora viene avanti in maniera leggera con questo rovescio e viene passato da Sanguinetti. 0-30, ecco, questa può essere una delle opportunità di cui facevamo accenno prima, quella di poter rientrare prontamente o provare a farlo nel match. Sarebbe l'ideale per tornare a vedere match pari. 0-40. Attenzione, ci sono subito tre palle per annullare uno dei due break. Eccolo qui, l'aiuto di cui parlavamo prima, Marcelo Rios commette questo errore di rovescio e dunque c'è subito il break da parte dell'Azzurro che annulla uno dei due break conquistati invece da Rios, 3-1. Vediamo un po' se Davide Sanguinetti riuscirà a rientrare nel match. Deve sfruttare questi passaggi a vuoto da parte del cileno Davide Sanguinetti, deve cercare di prendersi tutto quello che è possibile in questo match. Attenzione però, deve cercare anche di giocare lungo perché nel momento in cui accorcia, eccolo qui che Rios viene fuori con queste sue accelerazioni, in questo caso di rovescio, la rivediamo, ha giocato corto dentro la linea del servizio ed è stato punito Sanguinetti. 15 pari. Sbaglia in lungo linea Rios, 30-15. Deve avere pazienza l'Azzurro, deve mettersi lì, remare, cercare di non di sbagliare il meno possibile, di veramente aggrapparsi a tutto per poter recuperare questo svantaggio nel terzo set. Qui trova un ottimo angolo
forse avrebbe dovuto giocare lungo linea, così infatti lo vediamo anche nella mimica dello stesso Davide Sanguinetti. Ha tentato invece un cross strettissimo da una posizione alquanto proibitiva. 30 pari. Sì. 40-30 con questa profonda prima palla di servizio. Questo è un colpo splendido da parte di Rios, hanno giocato entrambi molto bene, rivediamolo perché questo è sicuramente il colpo, il punto più bello del match. Palla corta contro palla corta e ancora una volta Rios ci è arrivato e ha toccato elegantemente dall'altra parte, trovando giustamente gli applausi del pubblico del Pallacorda. Ora però c'è questo ace da parte di Davide Sanguinetti, il pubblico sa perfettamente, il competente pubblico del Foro Italico, che è un momento importante del match e cerca di sostenere il proprio Beniamino. In questo tentativo di rincorsa che c'è tutto, perché Davide Sanguinetti è in partita. Profonda prima palla di servizio esterna e dunque 3-2 in favore di Rios nel terzo e conclusivo set. Sanguinetti dunque che dopo il 3-0 iniziale sembra essersi ripreso. Ha voglia di continuare a fare match pari con il suo avversario. Lo vediamo osservare la notte che sta pian piano scendendo e avvolgendo Roma e il Foro Italico. E dunque pubblico però che ci sembra abbastanza numeroso nonostante la serata sia umida, lo dicevamo prima. Una serata umida, qui c'è anche un ottimo pezzo di pizza con il quale a rifocillarsi. E qui invece c'è Marcelo Rios che è pronto a servire 3-2 in suo favore in questo terzo e conclusivo set. E qui c'è Davide Sanguinetti che carica la folla del Pallacorda, è tutta per lui, capisce che il momento è importante, si procura questo punto in maniera davvero ottima chiudendolo con questa volée alta di diritto. Sbaglia ora di rovescio Davide Sanguinetti, va a controllare anche la sua racchetta e forse ha sentito un rumore strano provenire dal telaio. 15 pari. Ecco. Attenzione perché Rios aveva tutto il campo a disposizione per mettere lo smash e lo ha indirizzato nella parte in cui era andato Davide Sanguinetti, che rimane fermo e riesce a rimettere in campo questa palla e ad ottenere un punto che lo carica incredibilmente. Vediamo la gente che si esalta per questo colpo di Davide Sanguinetti. Ci sono anche fischi per Rios, che evidentemente ha risposto all'applauso del pubblico un po' stizzito.
Però qui la situazione può davvero capovolgersi ancora una volta, questa volta in favore dell'azzurro. Ci sono due palle break. E ne basta una a Sanguinetti perché riesce a trasformarla. E dunque dal 3-0 iniziale pesante si è passati al 3 pari in un amen. Davide Sanguinetti quasi avesse sentito i nostri umili suggerimenti, è rimasto in partita, non ha tra virgolette sciolto, ed ora può fare match pari nuovamente contro Marcelo Rios. 6-4 Sanguinetti, 6-3 per Rios, 3 pari in questo terzo e conclusivo set. No, un rigore quasi con il portiere ormai da una parte, riuscire a tirare il pallone sul palo, in questo caso a mettere la palla fuori con il campo completamente aperto. 0-15. Sbaglia ancora Davide Sanguinetti, gli fa vedere il segno Rios. 0-30, no, non deve mollare l'azzurro in questo momento. E così infatti ottima prima palla di servizio, risposta fuori da parte di Rios. 15-30. Attenzione perché Rios ha fretta di chiudere e sbaglia ancora una volta con il diritto. 30 pari. Si torna a palleggiare, purtroppo alla fine Davide Sanguinetti sbaglia questo palleggio. Attenzione perché c'è una palla break in favore di Rios e dunque l'opportunità per il cileno di scappare nuovamente dopo il 3-0 iniziale. Accelerazione di diritto da parte di Rios, 4-3 in favore del cileno che dunque opera il break.
e tenta la fuga decisiva verso l'arrivo. Peccato, perché si era esaltato Davide Sanguinetti nella sua rimonta da 0-3 a 3 pari. Peccato, perché in questo gioco avrebbe potuto ulteriormente infiammare il pubblico del Pallacorda, e invece ha lasciato il game al cileno. Si arrabbia per questa riga finale, e qui vediamo inquadrato Rios che è in vantaggio per 4 giochi a 3 in questa terza e conclusiva partita. Tempo. Rios dunque ora ha l'opportunità di allungare ulteriormente. Vediamo se riuscirà in questo intento. Intanto qui sbaglia di diritto. 0-15. Davvero strano questo terzo set, un po' come il secondo. Non ci sono più regole. 3-0 iniziale di Rios, 3 pari, con break e contro break da una parte e dall'altra. E su questo ennesimo errore di Rios, 0-30, c'è il profumo, speriamo, cominciamo a sentirlo, di un ulteriore contro break. Sarebbe l'ideale per Davide Sanguinetti, che ora viene sospinto dall'applauso del pubblico del Pallacorda. Qui però giustamente si lamenta per l'ennesimo rimbalzo e raro della pallina, anzi forse per l'ennesima riga. La successiva accelerazione di diritto da parte di Rios fa il punto. ...15-30... E qui sbaglia. Qui sbaglia l'azzurro, 30 pari. Attenzione, perché se Rios va a 5-3 la situazione si potrebbe complicare ulteriormente. Deve cercare di operare subito il contro break Sanguinetti. E qui ha l'opportunità, perché Rios gliela porge su un vassoio d'argento con questo doppio fallo. 30-40, dunque possibilità subito per il 4 pari. Grazie. E arriva il 4 pari, arriva il 4 pari con l'urlo da parte del pubblico del Pallacorda. Arriva il 4 pari, Sanguinetti c'è e ancora in partita. E dunque avanti così per il tennista azzurro. 4 pari nella terza e conclusiva partita. Davvero un set stranissimo, ricordiamo in sintesi. 3-0 con doppio break per Rios, 3 pari, poi ancora break e contro break nel settimo e ottavo gioco. 15-0. Ormai uno contro tutti questo match, perché chiaramente con gli italiani in campo il pubblico del Foro Italico si infiamma, a maggior ragione quando c'è una partita come questa dove sembra davvero non esserci nulla di scontato. 30-0.
Sbaglia Rios con il rovescio, attenzione, 40-0, ci sono tre opportunità per Sanguinetti di salire 5-4 in questo terzo set. Incredibile, un'altra riga da parte di Rios, va a controllare Sanguinetti, alla fine cancella il segno, avrebbe forse potuto attaccare Davide quando si era deciso, la sua palla è stata corretta dal nastro e dunque si è fermato perché era diventata troppo corta per un suo possibile attacco. 40-15, ancora due opportunità per il 5-4. Qui sbaglia Davide Sanguinetti, 30-40. Attenzione perché da 40-0. Può venire avanti qui Davide, rimane dietro e alla fine viene passato da Rios perché forse avrebbe dovuto attaccarla prima questa palla, l'azzurro. 40-40. Vantaggio per Rios, va su tutte le furie per questo errore. Davide Sanguinetti, attenzione perché ora l'azzurro deve fronteggiare una pericolosissima palla break che, se trasformata, porterebbe Rios a servire per il match. La gente da fuori chiama fuori il punto, la palla però è buona, Sanguinetti si arrabbia con il pubblico, gli chiede di fare silenzio, alla fine viene anche infastidito da questo vociferare fuori dal campo e purtroppo Rios opera il break e va in vantaggio per 5-4 in questo terzo set. Ed ora, dopo il cambio di campo, il tennista cileno potrà servire per il match. Davvero un peccato perché Davide ha recuperato in due occasioni situazioni delicate
che sembravano aver compromesso il set, dunque l'incontro. Però insomma, chissà che non lo possa fare anche adesso. 5-4 in favore di Rios nella terza e conclusiva partita. Il vincente di questo match affronterà il vincente del confronto tra la testa di serie numero 8, lo spagnolo Juan Carlos Ferrero e l'olandese Schalken. Intanto qui Rios sbaglia. 0-15. Qui può venire avanti il cileno e chiudere comodamente con una via di mezzo tra una volée alta di diritto e uno smash. 15 pari. Gioca corto Sanguinetti, dovrebbe cercare di allungare un po'. E alla fine Rios riesce a spostarlo. E dunque 30-15, il cileno è a due palle dal match. Ed ora siamo al match point, perché questa risposta di rovescio da parte di Sanguinetti finisce fuori. Attenzione, due match point per Marcelo Rios. Può venire avanti Sanguinetti, ma viene passato inesorabilmente da Marcelo Rios, che dunque si aggiudica il match con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Davvero un peccato, perché Davide Sanguinetti era partito molto bene in questo match. Ha poi tirato, ripetiamo, un po' i remi in barca nel secondo set, perdendolo con il punteggio di 6-3, ma dopo essere andato sotto 5-0. Nella terza e conclusiva partita è successo veramente di tutto, perché Rios è scappato nuovamente 3-0 con doppio break, è stato ripreso da Sanguinetti sul 3 pari, 4-3 con break, 4 pari con il contro break e infine il 6-4 finale in favore di Marcelo Rios, che ora abbandona il pallacorda e dunque porta a casa questa vittoria. Vediamo le statistiche del match con 48 errori forzati, errori non forzati di Sanguinetti e 46 di Rios. I vincenti sono 19-14 per Rios, due doppi falli per parte, due ace per parte. Ha servito con il 52% di prime palle l'azzurro, 53 Rios. Però alla fine la vittoria è andata al tennista cileno. E dunque primo turno fatale per Davide Sanguinetti in questa edizione dell'Internazionale d'Italia. 4-6, 6-3, 6-4 il punteggio finale in favore di Marcelo Rios. Per il momento è tutto dal pallacorda, il saluto di Gianluca Atlante.